Oggi andremo a parlare di come effettuare un bel black and white in una modalità molto molto semplice attuando alcune piccole tecniche. Benvenuti in questo nuovo video dove oggi andremo ad analizzare una fotografia che ho scattato alla modella Marika Trezza, che è raffigurata in questo scatto. Questa è la foto originale a colori e io ho voluto dare una mia lavorazione in bianco e nero. Andiamo un attimino a vedere come si fa, come è possibile ottenere un bianco e nero molto semplice, pulito, senza troppi fronzoli. Allora, andiamo un attimino a vedere prima di tutto come è stata scattata questa foto. Allora, qui è stato utilizzato un flash softbox puntato a 45 gradi, diciamo, sulla parte sinistra della modella per illuminare la parte del viso, del vestito, la parte dei capelli, che a me piace tantissimo. Ed è stata fatta a ISO 250 con 1,85 mm, come potete vedere qua dalle indicazioni sulla parte destra, un'apertura di diaframma a f8 e una velocità di scatto a un 320esimo di secondo. Niente, vi faccio vedere allora un attimino, ripristiniamo la nostra immagine, aspettate un secondo. Allora, ripristiniamo la nostra immagine, perfetto. Allora, ora andiamo a ripristinare completamente la nostra immagine, perciò tornerà a colori come originale. Eccola qua, questa è la nostra immagine, ovviamente adesso a colori, lo scatto originale sul quale andremo a lavorare. Innanzitutto io generalmente faccio un'attivazione della correzione del profilo. Come potete vedere, ho scattato con un Canon EF 85 mm 1.8. E vado a togliere un attimino di rimozione di aberrazione cromatica. Perciò, fatto questo, vado a applicare le correzioni. Ecco qua, come potete vedere sulla foto risulta un pochino più dritta ed ha tolto quella parte di aberrazione cromatica che non c'era, però io lo faccio sempre. Questa è una mia una mia mania, ecco. Allora, innanzitutto andiamo a lavorare sulla parte, sul pannello dell'esposizione, del contrasto e quant'altro. Perciò, visto che comunque sia è una foto in bianco e nero, non vado altro che a cliccare, come potete vedere, in bianco e nero. Ecco qua, la fotografia da colori, come potete vedere sono a colori, cliccando questa freccetta passa in bianco e nero. Perciò ora non mi resta che andare a lavorare sull'esposizione. Io generalmente quando faccio il bianco e nero cerco di dargli pochissima esposizione, dunque a mio giudizio lavoro sul 0,22, però è tra 0,20 e 0,45, però qua voglio dargli pochissima, 0,22. Andiamo a lavorare sul contrasto e ovviamente sul contrasto aumentiamo a 1+20. Le luci sempre 1+20. Io lavoro sempre tra contrasto e luci, cerco di dare la stessa gradazione generalmente in modo che poi la foto non mi diventi troppo uniforme. Infatti, come potete vedere, già è cambiata. Vi faccio un attimino vedere. Da 0,0, vedete, e adesso gli do 1+20. Guardate come diventa, ecco, vedete, il volto si è illuminato, sta prendendo forma, diciamo, quella che era la nostra fotografia originale. Anche sulle ombre vado a lavorare sempre in parità, diciamo, delle luci, dunque vado a dargli sempre 1+20 anche alle ombre. Ovviamente poi è tutto molto soggettivo. Scusate, ma qua ci sono sempre notifiche che arrivano. Ctrl Z. Okay. Ecco qua, ritorniamo come prima. Allora, qua poi ovviamente sulla parte dei bianchi vado ad accentuare un pochino, perciò vado a lavorare su 1+22,
eccolo qua, sempre un pochino di più rispetto alle ombre, ma ovviamente per questo scatto è una cosa sempre molto soggettiva. Sulla parte di neri invece io vado a dare un gli diamo un più 40, dai. Ok, più 40 sulla parte dei neri. Qua, più 40. Ovviamente sempre, adesso andiamo a lavorare poi su tutta questa parte, vediamo un attimino. La chiarezza do un più 20, non di più perché poi la foto rimane molto pastosa. Diciamo che si forma una sorta di HDR non voluto, chiamiamolo così. Poi, rimozione foschia non lo tocco, ovviamente, e vado a lavorare ora sulla mia curva di miraggio, che è quella che ovviamente tutti dovrebbero perlomeno conoscere di cosa stiamo parlando. Allora, è inutile che ve lo sto a spiegare perché tanto oramai mi auguro che abbiate già compreso come si lavora con la curva, come vi faccio vedere velocissimo, così allora. Su questa parte andiamo a lavorare sulle ombre. Questa qua è per i mezzi toni e qua lavoriamo sulla parte, come potete vedere, dei bianchi, ok? Così almeno non stiamo là. Allora, io generalmente per questo scatto lavorerei con questa tecnica che io mi sto pian piano creando. Ecco, allora, andiamo a lavorare un attimino sulle parti, diciamo, dei colori alti, dei colori bianchi, delle esposizioni alte, e poi andiamo a lavorare sui mezzi toni, non troppo perché altrimenti la foto diventa molto molto pastosa, e portiamo il puntino spostando col mouse da destra verso sinistra, lo portiamo qua, ok? E ora andrei a spostare, vediamo un attimino, andrei a spostare le curve, eccola qua, da questo lato, e questo puntino me lo porto qua. Guardate quanto già la foto sta cambiando, è davvero qualcosa di spettacolare. Guardate, guardate come io muovo già automaticamente come cambia. Questo lo spostiamo un pochino più al centro. Ah, guardate qua, guardate il prima, vi faccio un attimo vedere il prima e il dopo. Guardate quanto già la fotografia cambia. Ovviamente poi bisogna fare anche sempre alcune piccole correzioni. Poi ripeto, è sempre tutto molto soggettivo, io vi faccio vedere questo tutorial in maniera molto molto veloce, così poi prendete mano, giocate ovviamente con la scala RGB, col rosso, col verde, col blu, date poi voi quella personalità alla fotografia che ognuno ovviamente meglio vede, meglio crede, ecco. Poi qua io non toccherei più di tanto, magari darei un pochino su, ecco, guardiamo un più 5, dai, in modo che comunque sia ci sia, perché se voi vedete, guardate come io sposto il cursore, guardate come automaticamente la fotografia cambia, vedete, perciò un più 5 qua per me ci potrebbe stare bene. Poi andiamo a vedere un attimo la divisione di toni. Qua io non la toccherei sinceramente perché comunque siamo in bianco e nero, non ha importanza la suddivisione di toni. Andiamo un attimino a vedere però i dettagli. Ecco, questa è una cosa molto molto interessante. Partiamo con la nitidezza, il fattore che non toccherei mai, lascerei sempre su 40, però lavorerei un attimino sul raggio. Allora qua, facendo così col mouse, vedete un attimino la fotografia, lo scatto com'è. Io andrei ad a toccare e a portarlo a 1,4. Ok, guardate la foto, 1,4, che è un suo valore, diciamo, semi-base, chiamiamolo così. Poi andrei a toccare il dettaglio e lo porterei, il dettaglio, facciamo a 20 anziché 25. Sì, lo portiamo a 20. Perciò togliamo, ecco, ecco a 20, perfetto.
E poi la mascheratura, vi faccio un attimino vedere una cosa. Allora, se noi clicchiamo sulla nostra tastiera il pulsantino Alt, ok? Alt sulla tastiera che è vicino alla barra spaziatrice, vi faccio vedere cosa succede cliccando sul mascheratura. Allora, clicco Alt, sposto il cursore, come potete vedere, qua si crea una forma, cioè in pratica fa vedere la fotografia della modella in negativo, un bianco e nero negativo, per far vedere i delineamenti, scusate, del corpo. Come potete vedere, adesso cliccando qua, se tolgo qua ovviamente va via, ma sposta completamente, vedete? Più andiamo da sinistra verso destra e più si crea questo contorno della fotografia. Dunque, cosa facciamo adesso? Adesso io lavoro sempre così, porto aspettate un attimino, perfetto. Allora, io porto la mascheratura sempre da 50 a 70, ma è una mia, ovviamente un mio gusto, da 50 a 70 e oggi la portiamo verso 60. Come potete vedere, guardate qua, la fotografia cambia. Facciamo un prima, ok, un prima e più 60. Ovviamente non è tanto visibile all'occhio, diciamo, quando state facendo la modifica, però vi posso garantire che cambia davvero tanto, perché si vanno a delineare queste parti che spesso magari durante la lavorazione perdono di interesse. Dunque, tutte queste parti sono state un pochino delineate ed è una cosa molto molto interessante la mascheratura. Ricordo che cliccando il tasto Alt della tastiera potete ovviamente fare questa lavorazione. Il tutorial è molto lungo, ragazzi, sto cercando un attimino di renderlo molto più semplice, cioè senza entrare in maniera molto macchinosa e complicata anche nella terminologia, perché su internet spesso si vedono molti tutorial che sono proprio fatti per grafici, cioè ovviamente qua la maggior parte di chi fa fotografia come fotografi amatoriali non conosce molte dinamiche di questi programmi, e dunque io tendo sempre a spiegarlo in maniera molto molto veloce, semplice, diciamo molto casalinga, ecco, così sia di comprensibile accesso a tutti quanti. Tornando a noi, andiamo a lavorare adesso sulla riduzione del disturbo. Allora, andiamo sulla luminanza. Innanzitutto la portiamo a 45. Vi faccio vedere un attimo, prima, dopo. Ok, portiamola a 45. Il dettaglio lo lascerei a 50, perché evito sempre di toccare la parte del dettaglio. Già è un preimpostato abbastanza buono, dunque cerco di non toccarlo quando capita. Il contrasto lo lascio sempre a 0, perché già abbiamo dato una lavorazione di contrasto qua in alto in cima, come potete vedere siamo più 20, dunque non ci interessa toccarlo ulteriormente. I colori, ecco, abbasserei un attimino verso 19-18, ok. Dettagli sempre lascerei 50, e anche l'uniformità la lascerei a 50, sinceramente. Non toccherei altro, anche perché poi più si va a toccare, più il bianco e nero esce diciamo pacchiano, ecco. Io sono per un bianco e nero pulito, fluido. Poi posso fare un'altra cosa, ragazzi, vi faccio un attimino vedere. Allora, si può andare a lavorare con questo nostro piccolo amico che è il filtro radiale, ovvero cliccando sulla parte del filtro radiale si apre una sorta di pennello, come potete vedere, adesso vi faccio vedere, eccolo qua, una sorta di pennello, e lo posizioniamo sulla parte della modella, diciamo così. Lo possiamo ovviamente
modificare a nostro piacere, possiamo farlo più largo, possiamo farlo più corto, possiamo farlo un po', come potete vedere, un po' come ci piace e ci pare. Ovviamente adesso per lavorare su questa parte, adesso vi faccio vedere così la differenza almeno capite. Se io adesso vado a lavorare sul filtro radiale, vado a toccare l'esposizione, ok? Mi lavora su tutte le altre parti. Perciò riportiamola a 0, ok? E vado a cliccare su inverti. Cliccando su inverti mi lavora sulla parte che a me interessa. Dunque non vado altro che a toccare e a portare a un 0,45 sulla parte dell'esposizione del viso. Vado a lavorare sul contrasto, perciò o diminuisco o aumento, dipende dal gusto ovviamente. Io lo lascerei a un 5. Poi posso andare a lavorare ancora di più sulla nitidezza, perciò guardate, portandolo verso sinistra, completamente una foto inutile, portandolo un pochino a io dico un 5, ok, facciamo così è meglio, 5, automaticamente lavora sulla nitidezza. Poi possiamo andare a togliere o lavorare sul rumore, dunque io lavorerei sempre un 10 sul rumore. E così via, ragazzi. Ecco, queste sono tutte quelle cose che voi potete ovviamente lavorare, potete ovviamente creare e fare un po' quello che più vi piace. Per me la fotografia è abbastanza piacevole, è un bel bianco e nero senza essere troppo pacchiano, però se voglio fare un'altra cosa più figa, più bella, vado sempre a fare filtro radiale. Ovviamente clicco e creo, diciamo, un'ellisse su questa parte delle rocce e vado sempre a fare inverti per evitare che mi lavori la parte superiore. Come potete vedere, le rocce, diciamo, hanno preso anche una sorta di colore diverso. Infatti, ora vado a fare una sorta, vedete, posso andare ad aumentare o ad abbassare l'esposizione. Dunque, lasciandola a un 0,15. Andiamo a lavorare sul contrasto, creiamo anche quell'effetto sulla roccia che sinceramente non mi dispiace. Poi ovviamente, ripeto, la fotografia è sempre molto soggettiva, lo dico a tutti, lo ripeto all'infinito anche durante alcuni miei workshop, in modo che non esiste una foto bella o brutta, esiste una foto che dà sensazione. Dunque ragazzi, questo tutorial è finito. Io sono Roberto Pau di fotografandoilmondo.it. Vi invito ad andare a visitare la mia pagina Facebook, mettere un mi piace, e il mio profilo Instagram e il mio sito web. Questo è un tutorial per il black and white. Qui Roberto Pau e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!